più per idratarle. Adesso mi riposo un po' e guardo la televisione. Ultima notizia. Abbiamo scoperto nei nostri laboratori che è il sapone inquinante. Difatti, se disperso nelle acque, il sapone causa inquinamento e morte degli animali selvatici. In esclusiva per voi, ci colleghiamo con i laboratori di Rivoli. Oggi vi dimostreremo come fare un sapone totalmente ecologico e senza danneggiare l'ambiente. Bene, iniziamo. L'occorrente? Becco Bunsen, tre piedi e frangifiamma, occhialini e mascherina. Tre Baker, una spatola e due termometri. Un chilo d'olio, 300 grammi d'acqua, 128 grammi di NaOH o soda caustica. Adesso indossiamo mascherina e occhiali per misurati i materiali. Poniamo il becher contenente l'olio nel treppiedi e lo mettiamo a scaldare fino ad arrivare a una temperatura di 45 gradi. Controlliamo la temperatura usando il termometro. Mettiamo la soda caustica nell'acqua, ma non il contrario, sennò vengono sprigionati dei gas nocivi. La reazione che avviene è di tipo esotermico, ovvero viene liberato calore. Dopo che entrambe le soluzioni hanno raggiunto una temperatura di 45 gradi, le uniamo. L'olio. È la soluzione di soda caustica e acqua. Dopodiché mescoliamo, aggiungiamo gli oli essenziali. E poi versiamo il contenuto dentro delle formine. La reazione chimica quindi consiste nell'olio unito alla soluzione di soda caustica e acqua che grazie a un processo di idrolisi chiamato saponificazione si trasforma in sapone e alcol che poi evaporerà. Dopo 48 ore di essiccazione ecco cosa abbiamo ottenuto, un sapone profumato ma soprattutto rispettoso dell'ambiente. E ora grazie ai laboratori per averci mostrato come si fa il sapone fai da te. Dovete sapere che il termine sapone deriva dal latino sapo, che significa un qualcosa che gocciola. Ed era una miscela di grasso e cenere. Le prime prove dell'utilizzo del sapone risalgono alla civiltà babilonese e successivamente venne utilizzato anche dagli antichi egizi. Gli arabi, invece, furono i primi a usare la soda caustica e furono gli inventori del sapone moderno. Alla prossima edizione.